Una settimana dopo il successo elettorale, l'insediamento nel Palazzo Municipale, insomma, sensazioni nuove, importanti, soprattutto per il futuro della città. Sì, personalmente la parola che mi contraddistingue è onore, oltre alla innegabile emozione. Onore di essere il primo cittadino della mia città. E poi certamente il mio impegno sarà indirizzato a mantenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale. La primissima cosa che sarà fatta sarà quello di conferire di nuovo il decoro e la dignità che la città ha sempre avuto e che in questi ultimi tempi ha perduto. Ecco, per fare tutto questo serve una squadra di governo. Quali sono i tempi di definizione e di elaborazione dei criteri della nuova giunta? Ma noi ci stiamo lavorando insieme ai partiti e ai movimenti civici di riferimento, stiamo lavorando alla composizione della squadra, stiamo cercando sul territorio le energie migliori che possano insieme a me, insieme al Consiglio Comunale, lavorare per condurre la città verso mete più alte. Abbiamo la necessità di andare avanti, insieme ai partiti ci stiamo lavorando, insieme ai movimenti civici. Dobbiamo cercare le energie migliori che offre il territorio. La parola chiave quindi è discontinuità in questa fase? Sì, è discontinuità in ogni caso rispetto alla gestione del passato, altrimenti sarebbe continuata quella precedente, evidentemente, se le cose fossero andate bene.